questo è l'ultimo di quattro incontri che abbiamo programmato insieme all'Audio Engineering Society, sezione italiana. Nei primi incontri abbiamo avuto Gabriele Buncheila, poi abbiamo avuto come ospite Augusto Sarti e stasera tocca a Danilo Cominiello, che è un nostro collaboratore del laboratorio ISPAM. Sandro Gabrielli, il papà, abbiamo avuto Leonardo Gabrielli, anche che ci ha parlato un po' del Rhodes. E oggi pomeriggio invece facciamo questo incontro un po' su una tematica di ricerca che è attiva presso il nostro laboratorio. E quindi, bene, io lascerei i saluti a dopo la presentazione di Danilo, a cui magari cedo immediatamente la parola, poi ci risentiamo alla fine per un saluto e le domande. A più tardi. Grazie, grazie dell'introduzione. Io qua ti Buonasera a tutti, vedo, e quindi come già detto il però non professore, ti sento, forse è un problema mio. in questo seminario cercherò di dare un'introduzione a una visione diversa di quello che è l'audio 3D rispetto ai seminari che abbiamo visto in passato. E vedremo un modo, diciamo, di approcciarsi all'audio 3D attraverso un tipo di algebra matematica che, diciamo, è un po' esula da quelli che sono i contesti relativi all'audio. La semplicità dell'ipercomplesso. Perché la semplicità dell'ipercomplesso? Perché, diciamo, in questo approccio che sto per introdurvi abbiamo diciamo, una matematica che già dal nome, un'algebra ipercomplessa, già dal nome sembra un po' spaventare, ma in realtà è qualcosa che semplifica poi l'approccio all'audio 3D e quindi anche come utilizzare l'audio 3D, l'audio immersivo, e vedremo anche come analizzare l'audio immersivo attraverso quest'algebra ipercomplessa utilizzando algoritmi di deep learning definiti proprio in questo dominio ipercomplesso. E vedremo che, tolta diciamo un po' la difficoltà di capire come è definito questo dominio, il tutto dopo ci risulterà estremamente semplice, perché sarà molto più semplice, soprattutto da un punto di vista computazionale, quindi avrà dei vantaggi che ci permetteranno di semplificarci la vita in molti modi. Da questo deriva il titolo della semplicità dell'ipercomplesso. Farò una breve introduzione sull'audio immersivo per chi, diciamo, non ne ha mai sentito parlare di audio 3D. Diciamo, daremo alcuni concetti sostanziali che poi verranno utilizzati all'interno del seminario. Vedremo cosa si intende per dominio ipercomplesso e che vuol dire fare un apprendimento nel dominio ipercomplesso, quindi utilizzare degli algoritmi nel dominio ipercomplesso, come utilizzare questo dominio ipercomplesso per la rappresentazione di segnali audio 3D e quindi l'utilizzo di reti neurali definiti nell'ambito quaternionico, che vedremo è solo un caso particolare del dominio ipercomplesso, e come utilizzarli nel caso di applicazioni per audio 3D. Ecco, cominciamo con un'immagine che per me è abbastanza significativa. Questo è un dipinto di Magritte che si intitola La stanza d'ascolto, e nei dipinti di Magritte lui utilizza sempre, diciamo, sempre, comunque, diciamo, uno dei simboli ricorrenti è proprio una mela. Diciamo che la mela vuole porre delle questioni, vuole sempre simboleggiare una tensione perpetua tra un mondo visibile e un mondo nascosto. In questo caso, diciamo, a prima visione sembrerebbe che, diciamo, quello che vuole nascondere sia un qualcosa relativo anche alle dimensioni della stanza. Non si sa se è la stanza che è piccola o è la mela che è grande, ma il titolo è significativo perché viene chiamata la stanza d'ascolto, quindi
quello che poi in varie, diciamo, interpretazioni, poi, cioè, varie interpretazioni vogliono che il dipinto simboleggi poi una stanza piena di microfoni che permetta di ascoltare tutto quello che succede all'interno della stanza, e quindi questa mela che sta lì a rappresentare tutta l'informazione acustica presente nell'ambiente. Ed è proprio un po' questo il concetto di audio 3D. Noi ci troviamo immersi in un ambiente, ci troviamo immersi in uno spazio acustico in cui ci sono delle informazioni che dovremmo cercare di acquisire in qualche modo. Quindi quello che si intende per audio 3D è un'esperienza immersiva in cui l'utente è totalmente avvolto in un ambiente acustico e ha la possibilità di interagire con l'audio proveniente da vari punti all'interno dello spazio. Quindi c'è un discorso di provenienza dello spazio da vari punti all'interno dell'ambiente 3D. E negli ultimi tempi, mentre prima, diciamo, l'audio 3D veniva considerato, ma fino a un certo livello nelle applicazioni commerciali, negli ultimi tempi l'audio 3D ha avuto una vera e propria esplosione nelle applicazioni, e questo è dovuto sia a tecnologie innovative, ma anche, diciamo, a poi lo sviluppo di nuove metodologie, anche nuove situazioni, scenari emergenti che hanno, diciamo, delle richieste nuove verso l'utente. Quindi l'utente ha una necessità di trovarsi in un ambiente immersivo, quindi di condividere in modo percettivo l'esperienza di condividere uno spazio acustico. Questo si ha nelle comunicazioni a distanza, così come nelle applicazioni di gaming, di intrattenimento, quindi realtà virtuale, ma anche nelle ci sono tantissime applicazioni come gli home assistant, i robot assistant, quindi tutti questi assistenti domestici che possono essere sia, diciamo, anche di ausilio, diciamo, alle persone, piuttosto che nella musica, quindi nella fruizione e nella percezione della musica, che deve avere una provenienza spaziale, quindi un fronte sonoro più aperto, e ma anche nell'ascolto, quindi tantissime cuffie ormai hanno, diciamo, molto, diciamo, curata la parte di ascolto in 3D, quindi la spazialità, ci sono sempre più standard, sempre più, diciamo, prodotti commerciali che forniscono questi, diciamo, questi effetti di spazializzazione, che in molti casi sono effetti, come un po' di tempo fa circolavano le immagini, gli audio di suoni in 8D addirittura, quelli, diciamo, sono effetti sonori in cui viene un po' ingannato il cervello, nel senso che viene rimandata la sensazione di trovarsi in una dimensione diversa da quella in cui si è presente. Ma anche abbiamo anche addirittura applicazioni come legate all'auto, quindi anche nella riproduzione della musica nelle automobili si sfruttano i materiali per cercare di riprodurre un effetto di spazializzazione. Quindi, diciamo, il mondo delle applicazioni è ormai contaminato dall'audio 3D, quindi, diciamo, l'audio 3D possiamo trovarlo in diversi ambiti e, diciamo, a diversi livelli. Quindi, diciamo, l'esperienza immersiva diventa un qualcosa di sempre più vicina al modo di fruire di servizi audio e musicali. Storicamente l'immersione audio, quindi il senso di immersione, può essere interpretato in due modi. Quindi, diciamo, l'immersività audio può essere intesa come naturale, quindi naturale vuol dire io cerco di condividere un ambiente acustico, quindi voglio percepire quell'ambiente acustico come se fossi
come se fossi lì. Quindi voglio ricreare, voglio emulare la realtà, quindi voglio ricreare quello che è uno spazio acustico e diciamo immergermi quindi da un punto di vista percettivo. E c'è anche un senso supernaturale, quindi che va oltre la realtà, in cui in quel caso diciamo alcuni fattori percettivi devono essere modellati in modo opportuno. Questo vuol dire che abbiamo bisogno di algoritmi che, oltre a ricostruire uno spazio acustico, permettano anche di selezionare quelle che sono le informazioni che l'utente vuole effettivamente ascoltare, o comunque quelle che sono le informazioni che l'utente vuole sfruttare. Quindi c'è questo spazio che va oltre, diciamo, la realtà, quindi è stato chiamato in diversi modi, anche inteso come extended reality, quindi cioè si vuole andare oltre quello che è la percezione naturale dell'audio 3D, dell'immersione. Quindi per fare questo abbiamo bisogno non solo di sensori, quindi microfoni piuttosto che altra sensoristica che permettano di catturare uno spazio acustico, ma anche di algoritmi che permettano di processare le informazioni acquisite e quindi cercare di rilasciare, quindi di produrre un audio che sia migliorato, che sia, diciamo, che rispecchi i requisiti e quello che l'utente vuole acquisire, che l'utente vuole, diciamo, sapere da uno spazio acustico. E da qui nasce il concetto di interfacce acustiche intelligenti, quindi diciamo sensori piuttosto che microfoni altoparlanti connessi tra di loro e diciamo manipolati, quindi diciamo, l'informazione viene elaborata da processori, ma sostanzialmente da algoritmi che elaborano queste informazioni e cercano di produrre all'utente quello che più si avvicini al suo senso di immersione, in una particolare applicazione di interesse. Le, interfacce acustiche possono essere utilizzate quindi per un'acquisizione, banalmente per un'acquisizione del campo sonoro, banalmente che poi non è banalmente perché fare un'acquisizione di un campo sonoro e avere comunque una percezione di immersione naturale non è comunque una cosa totalmente scontata. Però diciamo si limita all'acquisizione, quindi alla riproduzione dell'ambiente sonoro o comunque alla immersione supernaturale, quindi all'elaborazione, al miglioramento dei segnali audio acustici catturati. Quindi quello che deve fare un sistema intelligente di questo tipo, quindi parliamo di sistemi intelligenti, quindi tutto quello che ora ci viene proposto anche come intelligenza artificiale legata all'audio, non è altro che un sistema di questo tipo, quindi abbiamo dei sensori altoparlanti e abbiamo degli algoritmi che cercano di estrarre delle informazioni e restituirle all'utente nel modo più adatto a quel tipo di applicazione, soddisfacendo alcuni requisiti voluti dall'utente, alcune condizioni legate all'ambiente, ma anche alle abitudini degli utenti. Quindi magari ci sono algoritmi che imparano anche il modo di ascoltare o di muoversi in un certo luogo dell'utente e quindi propongono all'utente quel tipo di, diciamo, un audio volto a soddisfare una percezione legata anche a queste esigenze comportamentali. E quindi negli ultimi anni, con la diffusione di vari standard, MPEG-H e le varie emergenti applicazioni su audio aumentato e altro, quindi abbiamo avuto un'esplosione di servizi audio volti al 3D, quindi cioè c'è stata proprio una esplosione in questi ultimi anni di un'esigenza di sviluppare quindi tutto quello che fosse relativo all'audio 3D, quindi a offrire all'utente sempre una percezione immersiva
dell'audio 3D. Questo ovviamente ha dato lo sviluppo, ha permesso lo sviluppo da un lato, diciamo puramente tecnologico, quindi di tanti dispositivi piuttosto che applicazioni nuove o altro che includessero le informazioni 3D, ma diciamo dal punto di vista della ricerca, diciamo anche spalancato enormi possibilità perché ci si è trovati di fronte a, diciamo, a poter utilizzare una dimensione che prima magari non era tanto utilizzata, vuoi perché magari degli standard audio erano legati ad alcune applicazioni, erano limitati o per altri motivi, diciamo, la percezione 3D, diciamo, è stata sempre un po' trascurata, quindi diciamo nelle applicazioni commerciali tutto veniva rimandato al massimo al binaurale, quindi diciamo c'è una maggiore attenzione verso la spazializzazione acustica e audio. Da ciò abbiamo avuto lo sviluppo anche di microfoni e quello che serve come interfaccia acustica. Come avevo detto, le interfacce intelligenti hanno bisogno di sostanzialmente di due cose. Da un lato di interfacce acustiche, quindi microfoni sostanzialmente e altri sensori di supporto, e da un altro lato una parte di algoritmica che possa, diciamo, acquisire le informazioni, elaborarle e restituirle all'utente. Quello che diciamo, è stato sviluppato, quindi ovviamente diciamo, i microfoni 3D esistono da tantissimi anni, quindi, ma mentre diciamo, prima esistevano solo diciamo, alcuni microfoni di tipo professionale o per alcune applicazioni di tipo professionale, ora troviamo anche diciamo, applicazioni, comunque diciamo, microfoni anche più a basso costo. Sono integrati anche in dispositivi più a basso costo e sono quindi sono più fruibili all'utente, quindi diciamo, vengono integrati in dispositivi commerciali. E quello che si vuol fare proprio è cercare di sfruttare anche questa possibilità in più per cercare anche di migliorare la percezione dell'audio che viene fornita all'utente. Per fare questo, diciamo, entriamo un po' più nel dettaglio di cos'è lo spazio sonoro 3D. Che vuol dire quindi avere un campo sonoro 3D? Diciamo, quello che abbiamo visto anche nel seminario del professor Sarti, una interessantissima panoramica sul mondo dell'audio 3D, e di tutto quello che ne consegue. Diciamo, per quello che volevo darvi una panoramica relativa a un modo di vedere, diciamo, il campo sonoro spaziale e una delle caratterizzazioni più importanti una delle descrizioni più importanti che si fa dello spazio sonoro è quello della decomposizione in armoniche sferiche. Quindi uno dei metodi più diciamo, utilizzati per descrivere un campo sonoro è quello di utilizzare una decomposizione in armoniche sferiche. Sostanzialmente, una decomposizione in armoniche sferiche può essere vista come una suddivisione armonica dello spazio dal punto di vista acustico. Ed è proprio quello che andiamo a sfruttare per cercare di capire bene come andare a recuperare delle informazioni di interesse all'interno dello spazio acustico. E molte delle tecniche di acquisizione, quindi molti dei microfoni 3D che si trovano in commercio, o comunque anche diciamo, attrezzature professionali, sono proprio diciamo, pensate e sviluppate attorno a questa decomposizione in armoniche sferiche dello spazio acustico. Una delle tecniche più diffuse nell'ambito della registrazione 3D, quindi microfoni 3D, sono i sistemi Ambisonics.
Quindi gli ambisonic sono, diciamo, dei sostanzialmente dei microfoni costituiti da più capsule, e queste capsule, l'insieme di queste capsule ha il compito di acquisire lo spazio acustico in tutte le dimensioni, in tutte le direzioni, quindi avere una ricostruzione dello spazio 3D. Gli ambisonic sono, diciamo, la classe di ambisonic include diversi tipi di microfoni e di formati, e a seconda dei formati si riesce ad acquisire delle armoniche sferiche in modo più o meno definito. Quindi in base al numero di capsule e al formato di questo tipo di microfoni posso andare ad acquisire lo spazio acustico con una certa definizione in termini di armoniche sferiche. Quindi, diciamo, lo spazio più, il minimo che si può fare è considerare le armoniche del primo ordine, quindi le armoniche sferiche del primo ordine, che quindi corrispondono a queste quattro armoniche, quindi, che definiscono lo spazio 3D. Man mano che salgo con l'ordine, vado ad inserire delle informazioni che mi danno una definizione maggiore dello spazio 3D. Come faccio ad aumentare la definizione? Aumento il numero di microfoni, quindi avremo microfoni, diciamo, che variano da quattro capsule fino a diciamo un numero maggiore di capsule per avere una definizione maggiore del campo acustico. Quindi si va verso quello che è un'acquisizione del campo acustico ad alta definizione. In questo, diciamo, in questo seminario ci focalizzeremo sostanzialmente sugli ambisonic del primo ordine, che sono, diciamo, quelli più semplici, ma tutto si può, diciamo, estendere anche ai formati di ordine più elevato. Però, diciamo, è importante capire, per un primo approccio è importante capire come andare ad affrontare, diciamo, l'acquisizione dello spazio 3D con quello che possiamo avere dal metodo più semplice, quindi da considerare le armoniche sferiche del primo ordine. E gli ambisonic del primo ordine sono di tipo, questo è un microfono del primo ordine chiamato anche sound field o formato A, o ci sono anche formati, un altro tipo di formato, il formato B, sostanzialmente differiscono dal tipo di capsule e da come sono messe le capsule tra di loro. Ma sostanzialmente i microfoni ambisonic del primo ordine quello che fanno è avere quattro capsule. Una capsula di queste è sostanzialmente una capsula di tipo omnidirezionale, quindi un microfono omnidirezionale, e rappresenta la componente di pressione del campo sonoro, quindi, diciamo, sarebbe l'armonica di ordine zero, che è rappresentata da un microfono omnidirezionale, e altri tre microfoni che sono microfoni detti anche a 8, quindi microfoni bidirezionali o anche detti a 8, che sostanzialmente sono messi in modo ortogonale tra loro per prendere, diciamo, per coprire tutte diciamo, lo spazio nelle tre dimensioni. E sono anche dette componenti di velocità, e come vedremo dopo sono molto importanti quando si vuole andare a misurare quelli che sono gli spostamenti di una sorgente sonora all'interno del campo acustico. Quindi sostanzialmente quello che vedremo anche negli algoritmi che verranno presentati sarà uno sviluppo, un utilizzo di queste armoniche sferiche. Quindi utilizzeremo le informazioni che vengono da questi quattro microfoni, da queste quattro capsule microfoniche che rappresentano queste quattro armoniche sferiche. Diciamo, nella teoria della spherical harmonic decomposition, un segnale di pressione sonora può essere definito, del primo ordine può essere definito in questo modo. Quindi abbiamo quattro segnali, e sostanzialmente sono i quattro segnali microfonici che possono essere visti semplicemente come una
una mistura del segnale che va a illuminare il sensore, quindi in questo caso il microfono ambisonic, normalizzato per avere un fattore, un'energia media uguale per tutti i canali. E questa è una configurazione del B-format invece, del microfono, di come utilizzare, diciamo, quattro microfoni in configurazione B-format. E in particolare questa è una realizzazione che abbiamo fatto qualche anno fa ad uno dei workshop che organizza il professor Uncini. Quindi speriamo che, diciamo, si torni alla normalità e quindi di poter organizzare nuovi workshop con il professore. E in uno di questi workshop avevamo quindi utilizzato una composizione B-format per fare un'acquisizione di un'orchestra che suonava, e quindi anche per andare ad analizzare uno spazio che poteva essere immersivo in quel senso, quindi andare poi ad ascoltare musica dalla posizione del musicista, quindi diciamo una prospettiva che non solo quella dell'ascoltatore di platea, ma anche diciamo da un punto di vista dello strumentista, ecco, di quello che ascolta. Quindi posizionare un microfono in quel senso all'interno di un'orchestra dà la possibilità di avere anche una visione diversa di quello che può essere l'ambiente, ma questo vale per la musica, ma vale anche per tanti altri ambienti, vale per ambienti in cui c'è una comunicazione, vale per ambienti di intrattenimento, quindi diciamo è una tecnica che viene utilizzata tantissimo e sostanzialmente negli ultimi tempi ci sono state diffusioni di tantissimi anche microfoni che facessero questa cosa. Ora va molto, diciamo, tra i prodotti che vanno molto i microfoni ambisonic del terzo ordine, quindi che coprono fino alle armoniche sferiche del terzo ordine, che sostanzialmente permettono di avere 6 gradi di libertà, quindi vedremo poi cosa si intende con i gradi di libertà nello spazio acustico. Ecco, appunto di gradi di libertà, cosa ci permette di fare un microfono 3D di questo tipo, ambisonic? Sostanzialmente quello che vogliamo fare è sfruttare quindi il microfono posizionato in un punto, ma cercare di sfruttare la composizione delle capsule, quindi i diagrammi polari delle capsule, per combinarli e andare a creare quindi dei microfoni virtuali. Che significa creare dei microfoni virtuali? Che semplicemente combinando i diagrammi, i pattern di radiazione dei microfoni, come in qualsiasi schiera di antenne, di sensori, si riesce a produrre qualcosa che faccia da beamforming, quindi che vada a isolare o fare uno zoom virtuale verso una determinata posizione. Ovviamente più capsule abbiamo, più è semplice fare questo tipo di diciamo, non semplice, ma diciamo la definizione aumenta, quindi diciamo riusciamo ad avere una certa precisione sullo zoom. Quindi questa cosa è una cosa molto interessante perché possiamo sfruttare quelle che sono le capsule, quindi in una posizione fissa, ma ruotare il microfono in modo virtuale. E quindi, diciamo, c'è tutta dietro la teoria classica dei beamforming di sensori, ma in questo caso viene fatta, diciamo, seguendo la spazializzazione, quindi viene fatta in un campo 3D e sostanzialmente, diciamo, questa è una cosa che non è, diciamo, relativa solo ai microfoni, ma avviene in tanti ambiti, ad esempio nell'avionica piuttosto che nella robotica o in altri campi. Quindi abbiamo un sistema di coordinate e quello che vogliamo fare è cercare di fare delle rotazioni lungo i tre assi dello spazio.
Come fare le rotazioni lungo gli assi dello spazio? Semplicemente per fare una rotazione e uno zoom possiamo semplicemente utilizzare delle matrici di trasformazioni all'interno del sistema di coordinate di riferimento. In questo caso si considera un classico riferimento di Tait Bryan che viene utilizzato in ambito nautico avionico. E semplicemente si fanno delle trasformazioni, quindi semplicemente dei prodotti matriciali, per cui si applica una rotazione delle capsule verso una certa direzione che viene stabilita. E quindi questa è una cosa molto importante ed è una cosa che poi vedremo come verrà sfruttata negli algoritmi che vi mostrerò. Questo è un esempio di virtual miking, quindi come puntare, diciamo, il microfono, il beam verso una certa direzione, semplicemente andando a modificare una combinazione dei diagrammi polari delle quattro capsule e dirigendosi verso una direzione piuttosto che in un'altra. Questo permette di, ad esempio, isolare o zoomare verso una direzione piuttosto che eliminare qualche informazione che proviene da o attenuare informazioni che vengono da altre direzioni. Dopo questo preambolo che credo sia necessario comunque sull'audio 3D e come intendere la decomposizione in armoniche sferiche dello spazio 3D, vediamo come sfruttare quello che è l'algebra ipercomplessa per andare a proporre degli algoritmi che siamo in grado di trarre beneficio da questa decomposizione in armoniche sferiche. Quello che quindi vediamo cos'è innanzitutto l'algebra ipercomplessa, cosa si intende per algebra ipercomplessa. Da definizione, un numero ipercomplesso denota nient'altro che un elemento di un'algebra unitaria a dimensione finita, ma non necessariamente associativa o commutativa su un insieme di numeri reali. Cosa vuol dire? Che sostanzialmente vado a considerare un'algebra di dimensione finita che abbia proprietà di unitarietà, definita su un insieme di numeri reali, ma che non sia necessariamente associativa o commutativa. Quindi noi siamo abituati, diciamo, ad utilizzare l'insieme di numeri reali e diciamo, utilizzare le proprietà di associazione e commutazione dovute all'algebra. L'algebra ipercomplessa, invece, diciamo, si pone nel caso in cui può fare a meno di utilizzare queste proprietà. E vedremo ora come, diciamo, influisce questa proprietà in modo positivo e negativo. Quindi, diciamo, la parte complessa è derivata dalla diversità e quindi da utilizzare proprietà in meno rispetto ad un'algebra, diciamo, più comune. La positività poi viene da, la semplicità viene anche da come riuscire a sfruttare queste proprietà diverse. Sostanzialmente un numero ipercomplesso quindi fa parte di un insieme, quindi una famiglia di sistemi numerici che estende il dominio dei numeri complessi. Quindi nei numeri complessi abbiamo una parte reale e una immaginaria. Nell'algebra ipercomplessa abbiamo un'estensione del dominio complesso, quindi andiamo a considerare quello che è non solo parte reale e parte immaginaria, ma come vedremo non avremo solo una parte immaginaria, ma avremo una parte immaginaria abbastanza estesa. Fanno parte di questa famiglia di algebra ipercomplessa quaternioni, la famiglia dei quaternioni, quindi coquaternioni, biquaternioni, eccetera. Tessarini, ottonioni, eccetera. Quindi, diciamo, queste le prime categorie si fermano ad un numero di. Vabbè, non vi svelo diciamo, vabbè, quaternioni, come dal nome, è una, come
come vedremo anche, è una famiglia di algebra, una famiglia dell'algebra, di algebra ipercomplessa, che utilizza quattro elementi, quindi è basata su quattro elementi, mentre il dominio complesso, i numeri complessi sono basati su due elementi, reale e immaginario. I quaternioni sono basati su quattro elementi, così come i tessarini, mentre gli ottonioni, come dal nome, hanno otto elementi. Quindi vedremo ora come andare a gestire questi elementi. E l'algebra ipercomplessa è stata introdotta nel XIX secolo e diciamo, da subito ha rappresentato la base della teoria di rappresentazione dei gruppi. Ci focalizziamo all'interno di questo scenario dell'algebra ipercomplessa, ci focalizziamo sulla famiglia dei quaternioni. Così come abbiamo visto lo spazio 3D e la decomposizione in armoniche sferiche e ci siamo concentrati, diciamo, sulla, diciamo, parte più semplice, quindi le armoniche sferiche del primo ordine, quindi con quattro capsule. Ammissioni con quattro capsule, così come all'interno dell'algebra ipercomplessa ci soffermiamo sui quaternioni, quindi la famiglia di algebra ipercomplessa formata da quattro elementi. I quaternioni furono introdotti nel 1843 da Hamilton, che diciamo è tantissime, quindi all'interno della teoria matematica non solo viene ritrovato in tantissimi concetti e Hamilton, diciamo, come appare scolpito in una pietra di un ponte in un sobborgo di Dublino, fu il primo a introdurre questo tipo di algebra ipercomplessa e come tutti i tipi di algebra, quindi come tutti i tipi di numeri che sono nati nella storia, anche l'algebra quaternionica è nata da una necessità, quindi da avere una rappresentazione in un certo modo di qualcosa che non poteva essere comunque concepito o rappresentato attraverso le algebre esistenti. Hamilton diceva, il tempo dice che abbiamo bisogno di una dimensione, lo spazio dice che dobbiamo avere tre dimensioni, i quaternioni ci dicono che possiamo avere entrambi. Quindi quello che voleva fare era considerare tempo e spazio, quindi avere quattro elementi e sostanzialmente per un fatto di rappresentazione della teoria dei gruppi, aveva proposto questo tipo di algebra basata su quattro elementi. Quindi quello che voleva fare era unire, diciamo, lo spazio temporale e lo spazio spaziale, il dominio temporale e il dominio spaziale. Da allora ad oggi i quaternioni sono stati utilizzati ovunque. I quaternioni, vedremo come utilizzarli nell'audio, ma i quaternioni sono utilizzati in tantissimi ambiti, dalla robotica all'avionica all'utilizzo di elaborazione di immagini. E vedremo come andare a sfruttare tutte queste tipi di applicazioni, cercano di sfruttare le proprietà dei quaternioni. Quali sono queste proprietà dei quaternioni? Non voglio scendere troppo in dettaglio nella parte prettamente matematica, ma voglio solo darvi, diciamo, delle informazioni essenziali su come utilizzare l'algebra quaternionica e come passare da una formulazione matematica a una formulazione algoritmica, che credo sia molto interessante, soprattutto per gli studenti e chi si trova, diciamo, chi per le prime volte si affaccia verso anche il mondo della ricerca o comunque della costruzione di algoritmi. Un quaternione quindi può essere formato da quattro componenti, come abbiamo detto, e sostanzialmente, essendo un'estensione del caso complesso, quindi nel caso complesso abbiamo una componente reale e una immaginaria, nel quaternione abbiamo una componente reale
identificata con Q0 e tre componenti immaginarie. Quindi non abbiamo solo la classica J del caso complesso, ma abbiamo tre componenti immaginarie che in questo caso chiamiamo IJ e K, ma diciamo poi diciamo in base alle notazioni può cambiare. Quindi abbiamo tre unità immaginarie che rappresentano una base ortonormale in R3, quindi nel campo R3, e sostanzialmente una delle caratteristiche principali dell'algebra quaternionica è la proprietà di non commutatività per l'operazione di moltiplicazione, che vuol dire che se prendo due componenti I e J, quindi il prodotto tra I e J sarà diverso dal prodotto di J ed I. Quindi questa cosa è totalmente diversa da quello che siamo abituati a vedere nell'algebra, nella matematica classica che utilizziamo. Perché questa cosa ci può facilitare le cose? Vediamo, perché diciamo a primo impatto io praticamente mi sto privando di una proprietà algebrica, ma questa diciamo privazione poi mi spalancherà le porte per altri vantaggi. Sostanzialmente tutto quello che influisce sull'algebra quaternionica ha a che fare con la moltiplicazione, proprio perché lì c'è quindi questa proprietà essenziale di non commutatività dell'operatore di moltiplicazione. Quindi abbiamo che il prodotto, in questo caso, se considero due quaternioni Q e P e vado a fare i prodotti tra le varie componenti, avrò che quando diciamo, andrò a incrociare gli elementi verranno utilizzate queste proprietà di non commutatività, per cui quello che ne deriva che il prodotto tra quaternioni può essere scritto in questo modo. Quindi ho, diciamo, le varie componenti con diciamo le parti gli scalari ecco di ciascuna componente e vengono diciamo raggruppate in questo modo in base alla parte reale, parte immaginaria I, immaginaria J e K. E qua c'è una raffigurazione di quella che è la tabella delle moltiplicazioni in cui viene proprio enfatizzata la non commutatività, in questi casi con K, J, quindi invece di avere K e K, abbiamo K e meno K, J e meno J, I e meno I. Quindi diciamo, questa è proprio diciamo, una caratteristica della moltiplicazione. Quindi sostanzialmente la moltiplicazione tra due quaternioni è definita in modo diverso, è definita attraverso questo prodotto di Hamilton, in cui devo considerare che ho queste proprietà di non commutatività, per cui non posso considerare un prodotto come diciamo lo consideriamo nell'algebra reale. E sostanzialmente il prodotto di Hamilton rappresenta quello che è il cuore delle operazioni che hanno a che fare con l'apprendimento nel dominio quaternionico. Perché? Perché nell'apprendimento avrò bisogno di quello che si fa sempre, diciamo, la parte di operazioni di moltiplicazioni è sempre presente. E quindi ogni qualvolta avrò una moltiplicazione dovrò applicare il prodotto di Hamilton. Questo avrà una serie di implicazioni, per cui tutte le operazioni che sono costruite sulla base delle moltiplicazioni, come ad esempio la convoluzione, avranno una forte implicazione dal punto di vista algoritmico. Il prodotto di Hamilton poi diciamo, può essere anche visto come composizione di rotazioni, quindi diciamo, è molto legato alle proprietà delle rotazioni, quindi a causa della proprietà di non commutatività le rotazioni possono essere ottenute semplicemente attraverso prodotti di Hamilton, sono sostanzialmente delle trasformazioni, ma anche in questo caso diciamo, influiscono. Il prodotto di Hamilton influisce nelle rotazioni, quindi è un aspetto che sarà molto importante per noi che vorremmo utilizzare l'algebra quaternionica per effettuare delle rotazioni con l'ambisonica, ad esempio.
Le rotazioni quindi possono essere definite nell'ambito quaternionico e sostanzialmente cosa cambia? Cambia che quando vado a considerare l'ambito quaternionico, mentre diciamo, considerando uno spazio di diciamo una convenzione di tight brain, comunque diciamo una rappresentazione di Eulero, quindi delle, in un sistema di coordinate 3D, quello che diciamo differisce dalla trasformazione nell'ambito quaternionico è che vado ad utilizzare una dimensione aggiuntiva. Quindi non ho più tre coordinate, ma ho quattro elementi. Questo ha delle implicazioni molto forti perché, come vedremo, le rotazioni nell'ambito quaternionico possono essere ottenute molto facilmente, molto velocemente, dovute anche al prodotto di Hamilton, che come vedremo avrà delle forti implicazioni da un punto di vista computazionale, ma non dipenderà nemmeno dal sistema di coordinate come nel caso di Tight Brain, quindi avrò questa forte proprietà, ecco, delle rotazioni, e sostanzialmente possono essere utilizzati anche per, avendo diciamo una dimensione ulteriore, possono essere utilizzati per evitare alcuni problemi tipici della rotazione 3D, come ad esempio il problema del gimbal lock, che si può vedere in questa diciamo animazione. Quindi quando il pitch e il yaw, quindi diciamo l'asse verde e l'asse magenta si allineano, qualsiasi movimento dell'asse blu, quindi del roll, qualsiasi movimento del roll e dell'azimuth dell'elevation applicano la stessa rotazione all'oggetto, quindi in questo caso all'aeroplano, perché diciamo è stato uno dei l'aereo diciamo è uno dei ovviamente dei degli oggetti in cui principalmente sono stati studiati questo tipo di fenomeni. E diciamo quindi avere un sistema di riferimento quaternionico ha degli importanti vantaggi anche da questo punto di vista, proprio perché include una dimensione ulteriore nello spazio che stiamo considerando. Parallelamente alle rotazioni, un'altra cosa molto importante sono le involuzioni, che diciamo non entrerò nel dettaglio, ma solamente per dire che le involuzioni diciamo sono sostanzialmente delle proiezioni delle rotazioni su un piano e hanno delle implicazioni molto importanti, perché dalle involuzioni è possibile andare a derivare alcune proprietà statistiche dei segnali quaternionici, come vedremo, e quindi si passa da utilizzare uno strumento matematico, quindi teoria matematica, geometrica, statistica, fino ad arrivare a, diciamo, abbiamo tante componenti teoriche che poi hanno a che fare con l'audio, che possono essere, diciamo, utilizzate per definire algoritmi dal punto di vista dell'audio. E quindi è molto interessante, diciamo, mettere insieme queste varie teorie e capirne i vantaggi. Ecco, appunto, dalle involuzioni, quindi si possono estrarre le statistiche del secondo ordine di un vettore, quindi di un segnale quaternionico, perché diciamo non è possibile sostanzialmente estrarlo dal quaternione in sé, ma abbiamo bisogno di queste statistiche aumentate, quindi si considerano le matrici di covarianza con i vettori di involuzione, quindi con le proiezioni delle rotazioni. Lo so che magari è un po' complesso da un punto di vista, diciamo, teorico, ma cioè, diciamo, più concettuale, ma poi da un punto di vista pratico è abbastanza semplice e intuitivo. E tutto questo poi ci deriva altre proprietà, quindi non solo le proprietà quaternioniche classiche, ma anche proprietà legate alle variabili random, quindi
ai segnali sostanzialmente, che hanno a che fare quindi con le statistiche del secondo ordine, e sono molto importanti perché in tantissime applicazioni abbiamo bisogno delle statistiche del secondo ordine di un segnale, molto spesso nell'audio, quindi viene utilizzata anche questa cosa, quindi diciamo è molto importante, è uno strumento che poi risulta molto importante, ma diciamo non entrerò nel dettaglio più di così, giusto vorrei farvi capire quanto diciamo poi la matematica può essere sfruttata per andare poi a sviluppare delle applicazioni poi di utilizzo comune, perché poi l'audio 3D diciamo ha a che fare con applicazioni di comune utilizzo. Diciamo, visto questo tuffo nella parte quaternionica, vorrei farvi vedere come utilizzare quindi tutto quello che abbiamo visto dell'algebra quaternionica per i segnali 3D. Quindi andiamo un po' più verso il dettaglio dell'audio 3D e di quello che serve per poi arrivare a sviluppare degli algoritmi. Quindi, come abbiamo detto, consideriamo se avete domande, fermatemi in qualsiasi momento, anche di diciamo, curiosità o altro. E, io diciamo vado avanti, ma in qualsiasi momento potete interrompermi. Quindi, come abbiamo detto, passiamo da un sistema di coordinate di riferimento di tipo di Eulero ad un sistema quaternionico. Quindi andiamo a considerare i nostri quattro segnali dell'ambisonic del primo ordine e vogliamo utilizzarli come se fosse un quaternione. Quindi abbiamo quindi i quattro segnali che sono dovuti al segnale di pressione, quindi il segnale catturato dal microfono omnidirezionale e gli altri segnali catturati dai microfoni a 8, vogliamo incapsularli in un quaternione. Quindi quello che si fa è comporre un segnale ambisonico quaternionico che in realtà è un segnale ma ha all'interno quattro segnali diversi. Questo diciamo da un lato è una rappresentazione compatta che è molto utile, ma diciamo non si limita ad avere solo una rappresentazione compatta. Diciamo una rappresentazione compatta può essere anche quella di un segnale multidimensionale, quindi multicanale, che ha diciamo più canali, quindi posso utilizzarlo come un unico canale. Quindi oltre a questa rappresentazione compatta, abbiamo anche delle proprietà che derivano proprio dall'algebra quaternionica, che sono dovute alle proprietà di rotazione e quindi al virtual machine, quindi all'utilizzo di array virtuali di sensori, alle proprietà delle involuzioni, quindi andiamo a sfruttare quelle che sono le proprietà di improperness dovute al fatto che i segnali tra loro, nel caso dell'ambisonic, sono molto correlati. Abbiamo anche vantaggi da un punto di vista dell'elaborazione, grazie al prodotto, a come è definito il prodotto di Hamilton e a tutte le operazioni che sono derivate dal prodotto di Hamilton. Quindi abbiamo una singola entità, quindi possiamo considerare quattro segnali ambisonici come un unico segnale quaternionico che diciamo può essere utilizzato per essere elaborato direttamente nel dominio quaternionico. Quello che accade poi è che sostanzialmente quando vado a fare un'elaborazione di un segnale di questo tipo, di audio 3D, non solo vado a prendere il segnale temporale così come esce, ma posso andare a calcolare, a sfruttare determinate feature. Quindi nella parte del deep learning si usa tantissimo, ovviamente, quindi nella parte nell'ambito del machine learning in generale, piuttosto che andare a elaborare flussi di dati o comunque l'interità dei dati, molto spesso si va a estrapolare delle feature o comunque delle caratteristiche sostanziali che definiscono un certo tipo di segnale, un certo tipo di dato, e si cerca di
fare una certa analisi su queste feature. Da un punto di vista dell'audio 3D, che cosa abbiamo? Che possiamo utilizzare quelle che sono le caratteristiche dovute all'acustica, quindi ai segnali acustici che vengono acquisiti. E sostanzialmente possiamo vedere, possiamo fare tantissime cose. Diciamo, uno dei modi classici di analizzare le feature è, ad esempio, piuttosto che prendere un segnale da un punto di vista temporale, si effettua una trasformazione spazio-temporale, quindi si può andare a considerare una trasformazione in coefficienti in frequenza piuttosto che in spettrogrammi, perché utilizzato sostanzialmente in molte delle reti neurali moderne, quindi soprattutto nella parte di reti neurali convoluzionali. Oppure possiamo sfruttare alcune proprietà relative proprio ai segnali acustici. Ad esempio, possiamo sfruttare i vettori di intensità acustica, quindi attraverso i quali un segnale può essere visto come un segnale di intensità, può essere scomposto da una parte di una informazione di pressione, una informazione dovuta alla velocità. E quindi sostanzialmente un vettore di intensità acustica fornisce sostanzialmente l'ampiezza e le direzioni del flusso di energia sonora. Quindi diciamo è una informazione molto che deriva dalla fisica acustica, ma che possiamo utilizzare da un segnale microfonico di ambisonic per darla in pasto poi a un algoritmo di deep learning. In particolare vettori di intensità acustica possono essere, non entro troppo nei dettagli della parte, fisica acustica, ma possono avere delle componenti attive e reattive, quindi sostanzialmente possono essere scomposti in parte di intensità attiva, che sostanzialmente è molto utile quando si ha a che fare con applicazioni di localizzazione, perché la parte di intensità acustica è molto diretta, molto relativa alla parte di stima della direzione di arrivo di una sorgente, mentre la parte di vettore acustico reattivo indica più che altro se in un certo spazio temporale di frequenza abbiamo una certa porzione, quindi in tempo frequenza, è dominata da una sorgente sonora diretta, quindi sostanzialmente vado a vedere il movimento di una sorgente sonora, se c'è un movimento, quindi sostanzialmente indica molto le riflessioni che posso avere in un certo ambiente. E quindi posso andare ad esempio a considerare gli spettrogrammi di parte attiva e parte reattiva, quindi avremo quattro componenti che sono relative a parte attiva e parte reattiva, però abbiamo reale e immaginario, quindi si complica ancora di più, quindi posso complicare questa trattazione dell'audio in modo poi dovuto a vari fattori, quindi a come vado a considerare le feature. E in questo caso posso considerare due quaternioni piuttosto che considerare un biquaternione, ma non vi tiro anche dentro la parte di proprietà dei biquaternioni, però è molto interessante vedere come posso sostanzialmente trattare quattro tipi di informazioni diverse con due segnali, due quaternioni in questo caso, o addirittura uno biquaternionico, parte reale e immaginaria. Quello che abbiamo di per sé è che tutte queste componenti sono molto correlate tra loro, ed è anche quello che poi viene sfruttato tra i quaternioni, come vedremo poi anche nella parte algoritmica. Salto questa parte di normalizzazione, quindi arriviamo direttamente a abbiamo questi segnali che derivano dagli ambisonic. Utilizziamo un'algebra quaternionica per la rappresentazione. Posso anche utilizzare delle feature e rappresentarle in modo quaternionico,
che ci faccio ora? Quindi quello che vado a fare è utilizzare il deep learning. Reti neurali sostanzialmente, ma definite direttamente nel dominio quaternionico. E quindi, diciamo, a primo acchito uno dice, cioè già le reti neurali, le deep neural network sono, diciamo, di per sé complesse, sono strutturate, hanno una certa complessità, le vado a fare nel campo quaternionico, sarà ancora più complicato. In realtà no, perché diciamo possiamo avere delle forti semplificazioni quando vado a considerare le reti neurali quaternioniche. Le reti neurali quaternioniche sostanzialmente nascono negli anni 90 e tra l'altro tra persone che il professor Uncini conosce bene, quindi un gruppo di italiani, di siciliani. E sostanzialmente quello che viene fatto è definire quelle che sono le operazioni chiave nel dominio quaternionico. E quali sono le operazioni chiave secondo voi nel dominio quaternionico? Sono ovviamente quelle legate ai prodotti. Quindi dove abbiamo un prodotto, una moltiplicazione, avremo, diciamo, una trasformazione quaternionica significativa. Quindi abbiamo sostanzialmente delle proprietà diverse. Ora ci occupiamo di deep neural network, quindi di deep quaternion neural networks, quindi diciamo andiamo a vedere direttamente quelle che sono le reti neurali moderne, quindi sostanzialmente le reti convolutive ricorrenti. Ma in entrambe l'operazione fondamentale che va ridefinita è l'operazione di convoluzione, quindi semplicemente il prodotto tra la matrice dei pesi e il vettore d'ingresso. Come faccio a ridefinire questo prodotto? Semplicemente, come è definita la moltiplicazione, quindi il prodotto di Hamilton, vado a considerare l'operazione tra di moltiplicazione, quindi convoluzione, tra il segnale d'ingresso, quindi il vettore che contiene le feature d'ingresso, per il vettore, la matrice dei pesi. Quindi questa è un'operazione che ritrovo negli strati, nei dense layer, piuttosto che in tutte le varie convoluzioni, in altre operazioni delle reti neurali. Perché è molto importante questa convoluzione nel dominio quaternionico? Perché ci permette di catturare le relazioni interne e latenti tra le feature di quaternioni. Che vuol dire? Che sostanzialmente invece di avere un blocco di ingresso e una matrice dei pesi, andrò a sfruttare le correlazioni che ho tra i vari input, quindi i quattro input, i quattro canali di ingresso nel nostro caso, e la matrice dei pesi. Ma diciamo, per farvi, diciamo, darvi un'idea un po' più chiara, vi do una rappresentazione di quella che è la matrice dei pesi nel dominio quaternionico. Quindi sostanzialmente, mentre nel caso reale ho una matrice dei pesi che può essere, diciamo, schematizzata in questo modo abbastanza, come dire, semplicistico, quindi abbastanza minimale, nel dominio quaternionico io posso andare a suddividere questa matrice in tanti pezzetti, e questi pezzetti sono sostanzialmente relativi alle decomposizioni del prodotto di Hamilton. Quindi vado a fare una scomposizione di questo tipo della matrice quaternionica. Quindi che vuol dire? Che sostanzialmente nella parte di apprendimento, invece di andare ad apprendere tutti i pesi di una matrice, vado sostanzialmente a considerare quattro sottomatrici che poi andranno rimodulate a formare la matrice quaternionica dei pesi. Quindi da un punto di vista computazionale c'è un risparmio enorme. Quindi anche se poi, come vedremo, l'utilizzo dei quaternioni implica qualche sdoppiamento o comunque, diciamo, qualche operazione in più da un punto di vista
di pre-processing da un punto di vista di apprendimento, quindi da un punto di vista di proprio di matrice dei pesi, ho un risparmio di parametri enorme, quindi per qualsiasi diciamo applicazione, quindi qualsiasi prodotto, invece di avere un certo numero di parametri, invece di avere una matrice di questo tipo, invece di dover apprendere quindi i pesi delle varie sottomatrici, dovrò apprendere solo queste quattro sottomatrici, quindi avrò un risparmio veramente significativo. Ed è una riduzione che non viene, diciamo, non si ripercuote dal punto di vista delle prestazioni se i segnali tra loro sono abbastanza correlati. Quindi se i segnali di ingresso sono correlati, così come nel caso del microfono Ambisonic, in cui sostanzialmente ho quattro segnali, quattro capsule microfoniche idealmente poste nello stesso punto. Quindi il segnale che arriva, avrò quattro segnali diversi, ma i quattro segnali saranno molto correlati tra loro. La distribuzione di queste quattro sottomatrici all'interno del prodotto di Hamilton mi va a sfruttare quindi le relazioni interne latenti tra le feature dei quaternioni. Quindi vado a sfruttare quelle che sono proprio le correlazioni tra i segnali quindi vado a ottenere un enorme vantaggio da un punto di vista computazionale. Questa, diciamo, è un po' anche una rappresentazione di come poi gli ingressi vengono combinati con le varie matrici, ma sostanzialmente c'è quello che ho detto, quindi ho i pesi che vengono poi sostanzialmente combinati con le varie sottomatrici W, X, Y e Z, quindi le quattro sottomatrici. Quindi da un punto di vista del layer convolutivo, quindi considerando diciamo, la fase di forward, si considera diciamo, un generico dense layer, quindi avrò la classica operazione di convoluzione con una funzione di attivazione. Anche qui la funzione di attivazione può essere definita nel dominio quaternionico. Ma come nel dominio complesso, diciamo, per le funzioni di attivazione, semplicemente posso utilizzare un approccio di split function, quindi semplicemente utilizzo la stessa funzione per ciascuna componente, perché diciamo, non mi implica nessun vantaggio o svantaggio, quindi utilizzo la stessa operazione per tutte le componenti, mentre diciamo, qui ho un grande vantaggio, qui non avrei nessun vantaggio e svantaggio in particolare, quindi vantaggio in particolare, quindi utilizzo la split function in questo modo e quindi diciamo sostanzialmente lì dove utilizzo funzioni di attivazione di tipo ReLU posso utilizzare una quaternion ReLU split function nello stesso modo. Possono poi essere diciamo utilizzati anche altri fattori, altre operazioni che sono diciamo, utilizzate nell'ambito del convolutional neural networks come la batch normalization o il max pooling e definire anche questi nel dominio quaternionico. Ma diciamo, non mi prolungherò ulteriormente su questo. Allora, la chat non la vedo. Ok. Magari fermatemi perché non la vedo sempre la chat, quindi quando avete qualche domanda va bene anche, diciamo, se me lo dite a voce. Quindi Enrico chiede, a livello di implementazione come si fa a trasformare una matrice dei pesi standard in una matrice quaternionica? Sostanzialmente non cambia assolutamente niente. Io vado a considerare quattro matrici da un punto di vista implementativo, anzi è anche molto più semplice perché invece di considerare un'unica matrice, io vado a considerare quattro sottomatrici e vado ad allenare solo queste quattro matrici, dopodiché vado a comporre la matrice dei pesi in base alla matrice del prodotto di Hamilton. Quindi sostanzialmente non c'è niente di complicatissimo, anzi è tutto molto semplice da un punto di vista della composizione matriciale. Quindi così come diciamo, invece di avere un'unica matrice ne ho quattro, quindi diciamo ho un piccolo effort da pagare,
ma ho un grosso risparmio da un punto di vista di numero di parametri. E quindi analogamente a come si definiscono i layer convolutivi, si possono definire anche altre reti neurali quaternioniche, come ad esempio le reti ricorrenti, che comunque nel campo audio, così come in qualsiasi diciamo applicazione in cui ci siano dei segnali tempo che dipendono dal tempo, le reti ricorrenti sono molto utilizzate, quindi anche per sfruttare l'evoluzione temporale di un segnale. E sostanzialmente anche in questo caso ho la definizione allo stesso modo di una rete neurale ricorrente, ma vado a sostituire quelle che sono le operazioni, anche in questo caso, di convoluzione. Quindi le varie moltiplicazioni, e facendo attenzione ovviamente che ho quattro componenti, quindi immaginate che invece di applicare una rete ricorrente per ogni canale, ne applico una in cui, diciamo, le informazioni vengono trattate insieme, sostanzialmente dove vengono trattate insieme nelle operazioni di convoluzione, quindi nelle varie operazioni di moltiplicazione. Quindi sostanzialmente, diciamo, non sono entrato nel dettaglio di definire che cos'è una convolutional neural network piuttosto che una recurrent neural networks, non entrerò allo stesso modo nel dettaglio, ma quello che voglio farvi capire è che è possibile semplicemente sfruttare alcune potenzialità dell'algebra quaternionica per, diciamo, derivare in modo abbastanza semplice, diciamo, una volta che si è creato il framework, delle reti quaternioniche. Però, diciamo, i concetti da seguire sono abbastanza semplici. In questo caso, come nelle reti convolutive normali, sostanzialmente per l'audio vengono passati in ingresso spettrogrammi per lo più, o comunque informazioni relative a matrici. Così in questo caso avremo spettrogrammi quaternionici, quindi informazioni per canale, quindi spettrogrammi per ogni canale incapsulati in un quaternione. Così avremo allo stesso modo, diciamo, dei segnali quaternionici che vanno, diciamo, che vengono elaborati dalle reti ricorrenti. Qui sì, diciamo che mi è uscito meglio il disegno fatto, diciamo, sugli appunti, che non quello che avevo fatto diciamo con i software. E questa, diciamo, è una quaternion gated recurrent unit, che è una variante della long short term memory, e sostanzialmente viene molto utilizzata nelle applicazioni audio anche, come poi vedremo, vi farò qualche esempio. E anche in questo tipo di rete, che è un tipo di rete ricorrente, sostanzialmente vengono considerati dei segnali, invece di considerare segnali normali, vettori normali, considererò quaternioni, quindi vettori quaternionici, così considererò delle moltiplicazioni come prodotti di Hamilton, quindi diciamo sostanzialmente la trasformazione che ne deriva è abbastanza semplice poi da un punto di vista implementativo, quindi quello che devo fare è fare attenzione a piccoli passaggi, ma sono passaggi fondamentali, perché quando poi vado a diciamo mescolare le informazioni da un punto di vista dei prodotti, vado a sfruttare quelle che sono proprio le potenzialità di elaborare segnali tra loro molto correlati utilizzando un'algebra molto potente da questo punto di vista. Così anche per l'inizializzazione dei pesi, diciamo, si, diciamo, procederà in modo analogo, ma diciamo sfruttando le proprietà dei quaternioni, diciamo. Non mi dilungherò più di tanto in questa parte. E, diciamo, questo è, volevo farvi vedere, diciamo, come arrivare quindi da una teoria che abbraccia la parte acustica, più prettamente acustica, e a quella dell'algebra ipercomplessa e a quella poi delle reti neurali,
arrivare poi ad utilizzare questi strumenti nell'ambito di applicazioni audio 3D. Di applicazioni audio 3D ce ne sono tantissime, quindi quello che manca forse in questo momento sono i dati, forse in questo ambito, nel senso che poi per andare ad applicare reti neurali su questo tipo di applicazioni, quello che manca è proprio la disponibilità di dati, perché magari si trovano tantissimi dataset che fanno parte cioè già sulla parte audio, sulla parte acustica, ma poi pochi magari relativi a ambisonico o altro. Quindi vedremo anche come considerare questo tipo di applicazioni. Quindi, perché vengono utilizzate le reti neurali, le deep neural networks nell'audio 3D? Sostanzialmente, mentre sostanzialmente i metodi tradizionali sono ancora utilizzati, quindi diciamo le reti neurali non devono essere viste come dei metodi che si vanno a sovrapporre sostanzialmente in modo brutale ai metodi tradizionali basati sulla stima delle statistiche dei segnali audio. Dipende dall'utilizzo che ci vogliamo fare. Ma sostanzialmente nel mondo di oggi che diciamo, utilizza applicazioni che fanno uso di flussi audio enormi, con magari c'è la possibilità di considerare condizioni che molto diverse dell'ambiente, quindi senza averle mai conosciute prima. E sostanzialmente c'è una possibilità di avere una memoria di questi dati, quindi avere una disposizione e anche una memoria di questi dati attraverso le reti neurali. Si vanno a sfruttare questo tipo di strumento per alcuni tipi di applicazioni. Quindi, fermo restando che alcuni metodi tradizionali basati sull'elaborazione dei segnali sono tuttora utilizzati e implementati magari in tantissimi dispositivi che devono essere utilizzati in tempo reale, ad esempio, ma le reti neurali possono portare un vantaggio, un'informazione ulteriore, quindi dovuta sia all'utilizzo, sia anche alla memoria di flussi di dati, sostanzialmente all'elaborazione di dati nel tempo, e anche alla possibilità di estendere quelli che sono gli scenari, in scenari che non sono mai stati contemplati prima d'ora. Quindi da questo punto di vista le reti neurali anche nell'ambito dell'audio 3D portano un vantaggio enorme e il fatto che molte anche delle aziende non è solo diciamo, un trend dovuto alla ricerca, ma anche diciamo, qualcosa che anche i grossi diciamo, colossi poi di applicazioni di questo tipo di audio 3D stiano puntando sulle reti neurali in qualche modo. Significa che poi effettivamente queste cose vengono utilizzate e sostanzialmente danno delle prestazioni notevolmente migliorate rispetto a quello che si utilizzava prima. Che vuol dire utilizzare delle reti neurali quaternioniche per l'audio 3D? Sostanzialmente abbiamo che per l'audio 3D possiamo sfruttare la descrizione acustica algebrica dei segnali audio 3D nel dominio quaternionico, possiamo sfruttare le dipendenze tra i segnali attraverso le convoluzioni quaternioniche, quindi come ho già detto, i segnali devono essere segnali di tipo molto correlati tra loro, ma non solo, ma diciamo in questo caso per sfruttare al meglio i quaternioni possono essere diciamo correlati tra loro. Sfruttare le feature, quindi le trasformazioni direttamente nel dominio quaternionico, quindi tutta la parte di pre-processing direttamente nel dominio quaternionico. I vantaggi quindi sono prestazioni migliorate perché andiamo a sfruttare le relazioni latenti interne tra i segnali e sostanzialmente abbiamo anche un vantaggio in termini computazionali. In termini di parametri complessivi della rete, quindi pur mantenendo, diciamo, migliorando le prestazioni, abbiamo un miglioramento delle prestazioni e sostanzialmente un risparmio notevole da un punto di vista computazionale.
e vi faccio vedere brevemente qualche architettura neurale di quelle classiche, classiche diciamo, utilizzate negli ultimi anni, che diciamo, sono state trasformate nel dominio quaternionico. Probabilmente tra di voi c'è anche qualche studente a cui è stata diciamo, assegnata qualche tesina su queste reti neurali quaternioniche, e che secondo me anche da un punto di vista, diciamo, per chi, diciamo, per gli studenti, diciamo, è molto, da un punto di vista didattico, ecco, è molto importante perché ha tantissime informazioni, quindi tanta teoria dietro, ma poi diciamo anche un utilizzo effettivo nella pratica, quindi nelle applicazioni. Questa è un'architettura che è stata utilizzata per fare un'applicazione di sound event detection and localization nell'ambito 3D, quindi nello spazio 3D. Quindi è una rete che sostanzialmente prende i dati da un ambisonic, ne fa una trasformazione, quindi nel dominio della frequenza sostanziante utilizza gli spettrogrammi che poi vengono passati alla rete, quindi agli strati convolutivi quaternionici. Questi strati, diciamo, poi l'uscita di questi strati viene analizzata da altri strati ricorrenti di tipo gated recurrent unit, quindi per anche analizzare l'evoluzione temporale diciamo, di un segnale. E diciamo sostanzialmente alla fine si sdoppia con una doppia finalità, quindi sound event detection, che sostanzialmente è un problema di classificazione, quindi vado a capire se c'è un suono e che tipo di suono c'è in quel momento, in quel segnale che sto analizzando, e una applicazione di localizzazione, quindi una stima della direzione d'arrivo, che sostanzialmente è un'applicazione di regressione, quindi vado a stimare le coordinate x, y e z nello spazio. E questo è un tipo di architettura neurale quaternionica che viene utilizzata nell'ambito delle applicazioni 3D. Questa, diciamo, è una variante che viene utilizzata sostanzialmente solo per la localizzazione, ma in questo caso abbiamo utilizzato. Diciamo, ecco, abbiamo sfruttato i vettori di intensità acustica, quindi informazioni in più da un punto di vista acustico. Sostanzialmente possono essere costruite anche architetture neurali molto più complesse, quindi con dei blocchi architetturali, così come ci sono le ResNet, quindi abbiamo architetture con dei blocchi neurali, diciamo, molto strutturati. Anche in quel caso posso costruire questi blocchi andando semplicemente a agire su quelle che sono le operazioni di convoluzione in questo caso, ma sostanzialmente le operazioni che ridefiniscono che hanno a che fare sostanzialmente con il prodotto di Hamilton. E quindi posso costruire delle reti anche molto complesse. Ovviamente più saliamo di complessità, più sarà importante il risparmio computazionale che ne deriva. Quindi, diciamo, tanto più saliamo di complessità come tipo di architettura, tanto più poi sarà visibile e percepibile anche il risparmio in termini computazionali. E poi abbiamo fatto anche, diciamo, utilizzato queste reti facendo varie prove, quindi con pochi dataset che si trovano disponibili in questo momento, quindi dati di tipo registrazioni in scenari anecoici piuttosto che riverberanti sintetici piuttosto che in ambienti reali, e diciamo anche in questo caso vengono utilizzate delle classiche metriche di valutazione per la localizzazione, ad esempio, e anche per la detection di un suono. E quindi, insomma, vabbè, da dati che abbiamo utilizzato a confronto con la stessa rete neurale ma definita nell'ambito reale, oltre ad avere un vantaggio da un punto di vista computazionale, avevamo sempre un miglioramento delle prestazioni. Quindi, diciamo, sostanzialmente abbiamo sempre un vantaggio nella definizione di queste reti nel dominio quaternionico, quindi anche considerando più sorgenti sovrapposte nello stesso ambiente, nello stesso scenario e altro. Quindi
di questo tipo, ma abbiamo anche altre applicazioni che magari sono più vicine al mondo del signal processing, ma anche queste piano piano, diciamo, tutta la parte algoritmica si sta spostando, cioè, dal punto di vista del deep learning. Quindi un tipico esempio può essere quella della cancellazione del rumore. Quindi la cancellazione del rumore altro non è che un'applicazione in cui c'è un segnale sorgente e un segnale, una sorgente, diciamo, di interesse, una sorgente di rumore, e vengono utilizzati due microfoni, uno che sostanzialmente prende entrambi, il segnale sorgente e il segnale di rumore, e un altro microfono che viene posizionato, verso, diciamo, la sorgente di rumore. È lo scenario tipico che viene utilizzato in tantissime applicazioni, quindi l'esempio classico è quello del pilota d'aereo che ha il microfono, che deve catturare la sua voce, ma deve eliminare il rumore del veicolo, dell'aereo, ma sostanzialmente sono applicazioni che possono essere trovate in qualsiasi tipo di applicazione audio, anche nelle cuffie a cancellazione, diciamo, c'è qualcosa che è simile, ma non è lo stesso, cioè, diciamo, un po' più complesso, ma in Io avrei sostanza. una domanda, Cosa? avrei una domanda, non so Sì. se mi Sì, dimmi. quindi è possibile fare la, diciamo, classificazione di più suoni sovrapposti? Cioè, se, diciamo, se ci stanno più suoni allo stesso tempo, la localizzazione di questi suoni la può fare contemporaneamente per tutte le sorgenti? Sì, quello sì, cioè, ovviamente dipende sempre da tanti fattori, eh. Dipende comunque anche da come viene fatta un'acquisizione, dal tipo di array microfonico che utilizzo e da come poi viene fatto l'addestramento della rete, ma sostanzialmente, diciamo, queste reti sono predisposte per fare anche questo, quindi se ci sono più suoni contemporaneamente nello stesso ambiente, devo, cioè, perché poi, diciamo, la necessità è quella. Quindi di sviluppare applicazioni in cui devo sapere da dove vengono in modo contemporaneo quei suoni. Ovviamente, più suoni ci saranno, più riverbero ci sarà nell'ambiente e, diciamo, minore sarà l'accuratezza nella stima di una sorgente, di una direzione d'arrivo della sorgente, o comunque di una posizione. Ma di quello che fanno queste reti è proprio. Diciamo, è quello, diciamo, il compito, ecco. Quindi si cerca anche di tirar fuori di più da quello che magari si riesce con i metodi tradizionali. E quindi anche in questo caso che vi dicevo, nel caso di cancellazione del rumore, potrebbe essere sfruttato il virtual miking, quindi avere un microfono ambisonic che punta da un lato verso la sorgente, ma dall'altro anche verso la direzione del rumore. Quindi utilizzare un unico microfono che acquisisce il segnale sorgente, il segnale rumore, ma in realtà con il virtual miking si prende una duplice copia del segnale del rumore, e, diciamo, sostanzialmente sfruttare proprio il virtual miking per derivare, quindi questo da un punto di vista dell'audio 3D dell'ambisonic. Ma poi dal punto di vista della costruzione del cancellatore di rumore può essere utilizzato un filtro adattativo quaternionico, come è stato fatto ad esempio in una tesi che vedete riportata qui, ma possono essere utilizzate anche reti neurali deep. Quindi, diciamo, ovviamente, diciamo, mentre utilizzo cioè un filtro adattativo viene utilizzato anche per applicazioni in tempo reale. Una rete neurale viene addestrata prima e poi magari utilizzata più in fase di implementazione. Ma comunque, diciamo, sono tutti scenari in cui posso utilizzare un apprendimento che è stato sviluppato nel dominio quaternionico. E questo, vabbè, è, diciamo, una rappresentazione dello scenario. Quindi ho il microfono ambisonic che attraverso il virtual miking può sfruttare le varie capsule per posizionare, quindi per andare a raccogliere le informazioni provenienti da varie regioni dello spazio, e quindi in modo, tra virgolette, facile anche andare a prendere una sorgente che deriva da un
piano che è diverso da quello del parlatore, magari, quindi dalla direzione di interesse. E vabbè, qua c'erano alcuni risultati. Io direi che con questo concluderei. E sostanzialmente quello che diciamo volevo mostrarvi è di come si riesce ad utilizzare, come ho detto, le teorie che provengono dall'algebra, le teorie che provengono dall'acustica, dal deep learning, e utilizzarle per un'applicazione audio. Quindi diciamo, c'è ovviamente tanta teoria dietro, ma poi si arriva a dei risultati che hanno un riscontro pratico notevole, perché sono cose che poi diciamo, hanno a che fare con quello che utilizziamo, anche con il modo di approcciare ad un'applicazione emergente, perché poi si parla proprio di applicazioni che, a parte diciamo, l'utilizzo classico come di cancellazione di rumore, hanno delle implicazioni anche in tutta una serie di scenari emergenti. E diciamo, ovviamente è così come la parte tecnologica in evoluzione, anche tutta la parte di ricerca in evoluzione, quindi con anche tutto il gruppo del professor Uncini, ci sono tantissimi progetti in questo senso che stiamo approfondendo, e sono ovviamente, come ho fatto vedere, ci siamo focalizzati su una interfaccia acustica che è quella dell'ambisonic del primo ordine, ma potremmo esplorare anche array microfonici di ordine più elevato, quindi avere un'accuratezza maggiore. Abbiamo considerato l'algebra quaternionica, ma allo stesso modo potremmo utilizzare altre algebre ipercomplesse per magari utilizzare altri tipi di segnali microfonici, quindi di ordine più elevato. E diciamo, altri progetti sono quelli di sviluppare quindi altri algoritmi ipercomplessi per applicazioni emergenti nell'ambito 3D, magari relativi ai modelli generativi, diciamo che vengono utilizzati moltissimo, soprattutto, cioè tanto viene fatto dal punto di vista delle immagini, tanto si può fare anche diciamo, nell'audio da questo punto di vista. Ovviamente stiamo anche lavorando, appunto, come molti di voi sapranno, perché ci saranno molti degli interessati diciamo, in collegamento, che stanno partecipando quindi a questo progetto che è l'EDAS, che ha proprio l'obiettivo di fare una campagna di acquisizione di segnali 3D in modo da poter testare nuovi algoritmi, quindi creare anche degli scenari un po' più innovativi, emergenti, e che diano allo stesso modo, diciamo, la possibilità di sviluppare anche algoritmi nuovi, perché ovviamente così come il deep learning si è evoluto dalla disponibilità poi dei dati, anche diciamo, questo è un settore che si sta evolvendo ora e che potrà evolversi ulteriormente quando ci sarà disponibilità di nuovi dati, nuovi scenari e quant'altro. E questo, vabbè, è giusto una figura una foto, ecco, di microfoni ambisonic del primo ordine che abbiamo in laboratorio, che utilizziamo e utilizzeremo a breve. E con questo concluderei. Qui c'è qualche, vabbè, riferimento tra quelli che ho usato, quindi se avete domande di qualsiasi tipo, sono felice di rispondervi. Allora, innanzitutto grazie Danilo per la presentazione. Solo un commento, poi dopo passiamo alle domande. Allora, c'era un vecchio ingegnere che diceva che non c'è nulla di più pratico che una buona teoria. Allora, la parte quaternionica naturalmente è abbastanza tosta da un punto di vista teorico, perché comunque l'algebra quaternionica, essendo sghemba, è complicata. Però poi alla fine abbiamo visto che addirittura semplifica la vita per chi fa le applicazioni pratiche. Ecco, solo questo commento. Allora, ci
Ci sono molti studenti, spero che facciano molte domande, anche ingenue. Lo scopo di questi seminari è appunto avvicinare gli studenti anche a un mondo così, della ricerca, un mondo dell'audio, un po' delle cose che ci piacciono, ecco. Professore, io volevo fare una domanda, probabilmente ingenua, e volevo chiedere appunto, cioè, come, cioè proprio nel pratico, come, ad esempio io faccio la registrazione col mio microfono Ambisonic a quattro canali, poi Sì. quando ad esempio devo andare a stimare una risposta impulsiva, proprio praticamente come cambia, cioè cosa cambia l'algoritmo, che cosa succede e soprattutto il vantaggio è computazionale perché ho meno parametri su cui devo fare il training, questo qua volevo chiedere. Allora, il vantaggio sostanzialmente è, come dicevo, è a vari livelli, diciamo, un vantaggio, diciamo, immediato che può essere magari meno, diciamo, significativo è quello di avere una rappresentazione compatta. Quindi io ho i miei quattro segnali, li posso considerare come un segnale quaternionico. Quindi vado a costruirmi il mio, diciamo, vettore quaternionico. Quindi invece di avere un segnale, cioè quattro segnali monodimensionali, avrò un segnale quaternionico. Quindi questo, diciamo, mi può facilitare, cioè, diciamo, è una rappresentazione compatta di un certo tipo. Ma lì dove c'è il vantaggio è da un punto di vista dell'elaborazione. Quando dovrò fare applicazioni come, diciamo, filtraggio o altro, dovrò, diciamo, andare a applicare degli algoritmi di apprendimento. Diciamo, ho saltato tutta la parte di filtraggio perché sennò, diciamo, finivamo domani, ma anche lì, diciamo, c'è tutta la parte di filtraggio che sostanzialmente è una semplificazione di tutto quello che si vede poi nel deep learning. E sostanzialmente nel filtraggio anche lì ho delle moltiplicazioni, quindi ho delle convoluzioni, ho una fase di apprendimento in cui dovrò andare a moltiplicare il mio vettore per i vari segnali. Quindi se ho una risposta impulsiva tra una sorgente e un segnale ambisonic, significa che avrò quattro percorsi acustici tra una sorgente e le quattro capsule. Quindi quello che dovrò fare è andare a considerare un filtro in questo caso che avrà quattro, cioè ho quattro filtri separati, invece che considerare quattro filtri separati, considero un filtro quaternionico e sostanzialmente vado a fare quello che ho fatto poi negli strati convolutivi, quindi vado a fare un prodotto di Hamilton tra l'ingresso, quindi tra il segnale definito come segnale quaternionico e il mio filtro che sarà un filtro quaternionico, sfruttando proprio le proprietà dei prodotti di Hamilton. Quindi avrò praticamente sostanzialmente, cioè, parliamo da un punto di vista algoritmico, quindi una volta che tu hai i tuoi file, cioè ce l'hai sempre come ce l'hai, come li acquisisci normalmente, quando te li carichi nel tuo algoritmo, li incapsulerai in un quadernione e tutto il processing verrà fatto nel dominio quadernionico direttamente. Io avrei una domanda relativa a questo, ma Sì. visto che l'Ambisonic mi pare che esca con quattro uscite, no? Sì. Diciamo quindi la generazione di questo segnale quaternionico viene fatto diciamo, con un algoritmo, giusto? Cioè all'interno Sì, immaginati, cioè diciamo, questo diciamo, viene fatto in una fase di processing, quindi diciamo, il segnale viene acquisito dal dispositivo, quindi il dispositivo, qualsiasi esso sia, ti dà quattro segnali. Uno ciascuno relativo a ogni capsula. Questi quattro segnali tu li passerai nel tuo algoritmo. Il tuo algoritmo che sarà definito nel dominio quaternionico, sostanzialmente la prima cosa che farà il tuo algoritmo è incapsulare i quattro segnali in un quaternione, quindi in un segnale quaternionico. Quindi la prima cosa che farà il tuo algoritmo è prendere questi segnali, incapsularli in un segnale quaternionico, fare anche qualsiasi tipo di pre-processing nell'ambito quaternionico, quindi che sia, diciamo, fare uno spettrogramma piuttosto che estrarre delle feature dai tuoi segnali e poi applicare un algoritmo di apprendimento. Quindi, diciamo, tutto quello che avviene, diciamo, avviene nel tuo processore, quindi qualsiasi esso sia. Quindi considera che tu hai un microfono attaccato a un computer. Nel tuo computer avverrà il processing, per cui diciamo, ci sarà l'algoritmo che in automatico farà questa cosa. Quindi prende i segnali, li incapsula in un
quaternione e li elabora in questo modo. Ok, no, la mia domanda era, no? Perché lei ha detto che diminuisce i parametri, cioè di peso, ad esempio, no? Perché si fa i pesi per ogni, diciamo, la parte reale e le tre parti immaginarie. Sì. E poi, visto che, diciamo, che la moltiplicazione di, come si chiama? La moltiplicazione di, no, aspetta, non so come si chiama. Allora, sostanzialmente lì funziona, C'è ti un parametro riprendo la slide. uguale, no? Ok, sì. Sostanzialmente qui funziona che io ho le componenti quaternioniche, le quaternioniche del mio segnale X d'ingresso, quindi avrò le varie componenti che posso, le prendo in, diciamo, in maniera separata. Ma perché le prendo in maniera separata? Perché ciascuna la posso andare a moltiplicare con quella parte di matrice che mi interessa. Quindi invece che adattare, quindi invece di considerare tutti questi pesi, diciamo, che ho nella matrice, diciamo, nel dominio reale, vado a considerare solo quattro sottomatrici Ok, che, poi... diciamo, andrò a comporre in questo modo qui. Quindi, diciamo, da un punto di vista implementativo è abbastanza semplice. Sostanzialmente vado a considerare solo quattro sottomatrici. Quello che fa la differenza, perché non vengono utilizzati sempre i segnali quaternionici? Perché i grossi vantaggi, cioè il vantaggio da un punto di vista computazionale, ce l'ho sempre quando faccio un'operazione del genere. Quello che poi mi interessa anche è avere un vantaggio da un punto di vista delle prestazioni. Il vantaggio dal punto di vista delle imprestazioni ce l'ho quando i segnali tra loro sono molto correlati. E infatti, in questo caso, diciamo, è un caso in cui mi comporta, diciamo, grossi vantaggi perché il segnale viene catturato da quattro capsule diverse, ma sono capsule che idealmente stanno nello stesso punto. Altri campi applicativi di questo tipo in cui vengono utilizzati i quaternioni sono ad esempio le immagini. Le immagini, ad esempio, considerando un'immagine a colori, abbiamo i tre canali di un'immagine, quindi abbiamo RGB e sostanzialmente come facciamo a considerare, quindi che sono molto correlati tra loro, sostanzialmente consideriamo le tre componenti RGB. Le andiamo a diciamo, incapsulare nelle tre componenti immaginarie in questo caso. Perché si esclude quella reale? Perché diciamo, si tirano dietro diciamo, proprietà, altre proprietà dei quaternioni, cioè non mi sono dilungato troppo. Ma comunque diciamo, non per forza devo avere quattro componenti, posso averne anche tre. Quindi, anzi, sono nati molto spesso, cioè tutta una teoria del signal processing che si è sviluppata appunto con le immagini, quindi si è sviluppata appunto con l'utilizzo dei quaternioni nelle immagini, quindi in questo caso qui. Quindi anche in quel caso però abbiamo dei segnali che tra loro sono molto correlati. Quando abbiamo segnali che non sono fortemente correlati, in molte applicazioni, cioè nella maggior parte delle diciamo, applicazioni che vi ho fatto vedere, non ho un grosso vantaggio, quindi probabilmente non c'ha tanto senso utilizzare le reti quaternioni, quindi sì, ho un risparmio computazionale, ma magari ho una perdita di prestazioni poi da qualche parte. Il campo dell'audio 3D, in questo caso con l'Ambisonic, diciamo, è proprio un'applicazione naturale in cui ho una definizione naturale, ecco, di quello che può essere un quaternionico, quindi ho dei segnali che di natura sono correlati tra loro e diciamo, quindi possono essere elaborati in questo dominio. Altre domande? Scusa Danilo, ci sono un paio di domande nella chat, magari te le Sì, leggo. Una risale a una mezz'oretta fa. quello già ho risposto sull'implementazione. Sì, quello sì, e poi se il codice è disponibile, ti chiedono. Allora, sì, in alcuni di questi, diciamo, poi negli articoli, diciamo, ci sono i vari link ai codici, comunque molti di questi codici sono disponibili, ma comunque, diciamo, si trovano librerie molto ben fatte proprio sui quaternioni,
implementate in PyTorch, sono anche, diciamo, rese abbastanza efficienti, quindi si trovano comunque, diciamo, ci sono le librerie già ben fatte, e poi, diciamo, ci sono anche, diciamo, i codici disponibili delle architetture che abbiamo fatto nella parte, diciamo, prettamente di audio 3D. Però, diciamo, tutto quello che è sulla parte di Quaternion Neural Network, si trovano le classiche Quaternion Convolutional Neural Network, che è la parte ricorrente. Ecco, volevo ricordare, no? Cioè, il quaternione è come un po' nel campo delle telecomunicazioni che si utilizzano i numeri complessi, no? Penso alla QAM, la QAM, la modulazione, adesso per chi magari viene dalle telecomunicazioni queste cose le sa, però è un segnale unico, no? Cioè, nel senso che poi per ogni punto della costellazione corrisponde un certo codice. Ecco, il quaternione è un oggetto che descrive un segnale sia nel tempo ma anche nello spazio, quindi è una codifica posizionale già nativa. Quindi pensare a una, per esempio, a una compressione quaternionica dei segnali di per sé si porta dietro anche l'informazione posizionale, e questo è uno Ecco, quello sarebbe un caso interessante, perché lì ho comunque dei segnali che di per sé diciamo, avrei delle proprietà che sono, avrei dei segnali, diciamo, circolari dal punto di vista delle statistiche del secondo ordine. Quindi si potrebbero sfruttare le proprietà di Q-properness dei quaternioni, che, diciamo, nella parte audio comunque non vengono sfruttate appieno, perché ho dei segnali molto correlati tra loro. Quindi, diciamo, anche quello dal punto di vista delle comunicazioni è sicuramente un ambito molto interessante su cui andare a indagare, ecco, con i quaternioni. Poi abbiamo anche il progetto, abbiamo un altro progetto di ricerca, DICOS, che riguarda appunto i modelli generativi quaternionici applicati appunto alla compressione dei segnali. E quindi, visto che ci stanno molti studenti, ecco, diciamo, facciamo anche un minimo di pubblicità ai vari progetti che abbiamo in cantiere relativamente ai quaternioni. Alberto Carini, che ha dato la mano, quindi io gli darei la parola. Anch'io dopo volevo dire una cosa, sono Raffaele. Allora, innanzitutto Danilo, complimenti per la bellissima presentazione. Grazie, grazie. La mia curiosità era se consideriamo dei sistemi ambisonics che hanno ordine superiore al primo, quindi se abbiamo più di quattro canali. In quel caso, cosa bisogna fare? Utilizzare dei sistemi ancora di ordine superiore? Allora, diciamo che da un punto di vista dell'algebra ipercomplessa, sarebbe interessante andare a studiare anche gli ottonioni, che, diciamo, sono, diciamo, più o meno come un'algebra quaternionica, ma a otto canali, quindi cioè a otto, diciamo, otto componenti, quindi la possibilità di andare a elaborare otto canali. Ma quello che abbiamo con l'algebra degli ottonioni è che perdiamo, oltre alla proprietà cioè oltre ad avere la non commutatività, abbiamo anche la non associatività. Quindi, diciamo, abbiamo una complessità maggiore nella costruzione dei prodotti e delle varie operazioni. Quello che sì, cioè, diciamo che poi l'ambisonic del primo ordine è, diciamo, match perfettamente, perché va identificato con le quattro componenti del quaternione. Quello che abbiamo fatto ad ora è considerare ordini superiori con, diciamo, quaternioni multipli, ecco, per ora. Perché comunque, diciamo, poi ci sono anche altri tipi di quaternioni, per cui, diciamo, ci siamo limitati a sfruttare, diciamo, multipli dei quaternioni, però, diciamo, gli ottonioni potrebbero essere usati, ma sempre, ecco, nell'ambito degli otto canali. Avere ad esempio 32 capsule, insomma, inizia comunque a diventare complesso di per sé, quindi diciamo è difficile. Poi, ecco, poi nemmeno l'algebra ci viene in supporto più di tanto, quindi, diciamo, anche in quel caso quello che farei è comunque utilizzare i quaternioni, e quindi più quaternioni, ecco. Grazie. Prego.
Danilo, sì. Sono Raffaele, sì, ciao. No, io volevo fare solo un'osservazione in qualche modo storica, perché io mi sono laureato nel 91 e feci una tesi sull'utilizzo delle reti feed forward per la detezione radar, no? E, sì. E allora mi ricordo che a un certo punto il professor Landi, che fu il mio relatore, mi disse: no, aspetta un attimo, perché ad Ancona stanno sviluppando delle tesi, dei lavori sulle reti neurali a pesi complessi. E in effetti, ad Ancona. E quindi poco dopo uscì un articolo, se non sbaglio, di Piazza Uncini sulla rete a pesi complessi. Allora, da allora, naturalmente, sono passati tanti anni e a questo punto le reti neurali, si parla di reti deep, si parla di quaternioni, quindi tutto naturalmente è andato avanti molto. Non si parla più invece, questo con voi in qualche modo abbiamo già affrontato questo argomento, non si parla più di convergenza, cioè tu anche hai mostrato una struttura molto complessa, no? Fatta da diversi strati messi in cascata, ognuno è, però questa struttura assumiamo che funzioni e vabbè, la prendiamo. E quindi quello è un aspetto, la convergenza che... comunque diciamo, cioè, non ho mostrato i grafici, ma anche nelle reti deep si va a vedere comunque la convergenza degli algoritmi, quindi cioè, ovviamente bisogna andare a anche i pesi nelle reti neurali deep vanno a convergenza, quindi diciamo è una cosa, è un aspetto che non si fa magari, diciamo, passa un po' più in secondo piano, se vogliamo, esattamente. Anche dal punto di vista della ricerca, magari negli articoli. Però è un aspetto sostanziale, cioè anche tuttora diciamo è quello che ci permette di capire se quella rete sta funzionando davvero o no. Quindi la convergenza va sempre vista anche nelle reti deep e anche quaternioniche. Beh, però nel caso lineare l'abbiamo dimostrato, no? C'è la tesi di Francesca Ortolani, la nostra ex dottoranda, che ha sviluppato appunto algoritmi adattativi quaternionici. Sì, anche in frequenza. In frequenza. Noi, diciamo, c'è, tra virgolette, un po' una storia su queste cose nel nostro gruppo di ricerca. Ecco, da anni che ce ne occupiamo, al mondo ci sono pochi gruppi che si occupano di queste cose, sono 3-4 gruppi con cui stiamo molto in contatto, nel senso che collaboriamo anche a livello internazionale su queste cose con altri gruppi che fanno queste cose qui, ecco. Non so se volevi aggiungere qualcosa anche su questo, Danilo, perché visto che poi gli studenti spesso sono esterofili, quindi... No, diciamo che anche diciamo, queste cose dei quaternioni comunque relativamente, cioè un po' come è successo per le reti neurali, sono state sviluppate... c'è Stefania Cecchi che dice anche una Caput Mundi. E, sono state sviluppate come per le reti neurali sono state sviluppate negli anni 90, quindi col gruppo di Fortuna. Esatto, vi dico questo aneddoto, perché le reti neurali complesse sono nate in parallelo in parte ad Ancona, ma in parte anche a San Diego, negli Stati Uniti. Un tizio che si chiama Clark, che poi invece è andato a lavorare in banca e non ha lavorato più sulle reti neurali complesse, però le reti neurali quaternioniche nascono da una collaborazione con l'Università di Catania, appunto il gruppo di Luigi Fortuna, che mandò un suo dottorando, allora Paolo Arena, che è attualmente professore ordinario di controlli automatici all'Università di Catania. Dico questo perché l'ho sentito per telefono un paio di settimane fa, per cui devo fare il presidente della commissione di dottorato di ricerca per l'Università di Catania. E quindi parlando con lui delle reti quaternioniche dice: ma sai, noi ce ne occupavamo tanti anni fa, poi adesso vedo che ci citano in continuazione, cioè loro hanno completamente abbandonato le reti quaternioniche e invece hanno tantissime citazioni oggi, perché sono usatissime nel campo dell'image processing, del deep learning e dell'audio, appunto, cioè neanche loro lo sanno più, dice forse ci rimettiamo a lavorare su queste cose, dice, perché ancora abbiamo tantissime citazioni su quei lavori. Giusto questo per capire un po' che appunto la ricerca poi c'ha delle storie abbastanza strane, no? Una cosa che magari uno lascia lì per tantissimo tempo e poi dopo anni invece risulta che viene usata per qualche motivo.
Sì, va bene. Bene, io direi, se ci sono altre domande, altrimenti direi di andare verso diciamo, i saluti finali, ricordando che questo è l'ultimo di una serie di seminari. Questo è stato un po' l'esperimento che abbiamo fatto quest'anno, approfittando, se vogliamo, di un periodo di crisi, ne abbiamo approfittato e abbiamo creato invece qualcosa che va... approfittando appunto del fatto che abbiamo questi strumenti a disposizione dovuti alla, per la didattica a distanza, quindi Zoom, no? Cose varie, e abbiamo cercato appunto di, non so se ci siamo riusciti, penso di sì, perché anche oggi abbiamo avuto come minimo 60 ospiti in maniera continuativa. Anche negli altri appuntamenti abbiamo avuto sempre tra 60 e 100, 100 contatti, che per questo tipo di iniziative che sono molto di nicchia, devo dire che sono dei numeri abbastanza elevati. Ecco, quindi volevo un pochettino sottolineare questo aspetto, ricordare che l'Audio Engineering Society è una società che non è a scopo di lucro, si occupa dell'audio da tanti punti di vista, quindi soprattutto dell'audio anche di chi utilizza apparecchiature audio, di chi le costruisce. E quindi c'è tutto un mondo anche industriale. E volevo ricordare anche un'altra cosa, che forse Augusto Sarti anche nell'ultimo intervento ha detto, che anche se indirettamente, che l'Italia nell'audio è un'eccellenza. Quasi tutti i produttori del mondo comunque o hanno dei gruppi di ricerca in Italia o comunque collaborano con laboratori italiani, perché questo nasce dalla storia, perché gli italiani sono stati gli inventori, hanno inventato il pianoforte, perché la musica è stata inventata in Italia, perché noi ce l'abbiamo nel DNA, e quindi questo rimane vero anche oggi, cioè che l'audio comunque è un settore seppur di nicchia, ma che in Italia diciamo è un po' un'eccellenza. E quindi noi abbiamo il dovere come università un po' di portare avanti questo tipo di tradizione, di divulgarla e creare dei proseliti, non lo so se è la parola corretta, però ecco, noi facciamo queste cose un po' perché siamo appassionati, quindi è un po' la passione che ci spinge, e poi bene, se riusciamo a farlo anche come lavoro va ancora meglio. Direi che... possiamo anche, diciamo, darci un appuntamento magari alla prossima edizione, non so quando si farà, almeno una volta all'anno, facciamoci questa promessa. Molti delle persone che stanno seguendo anche ora i nostri incontri verranno invitate a fare a loro volta delle relazioni. E quindi, bene, diciamoci un arrivederci, e grazie di nuovo Danilo, e grazie anche a tutti gli altri ospiti che abbiamo avuto. Vedo Nicola, ecco, Bernardini, che... ciao Nicola, che sarà un nostro ospite, spero, a breve, ecco, diciamo, facciamoci questo appuntamento. Sono troppo profano rispetto a queste cose. Ognuno porta il suo contributo, no? Cioè, questo è il bello dell'audio, è proprio questo, no? Che cioè, ci sono vari contributi che non necessariamente devono essere matematici o comunque, ma possono essere anche altri punti di vista, altre cose, insomma, che comunque a noi ci piace conoscere, ecco, diciamo così. Comunque ringrazio anche Comminiello per la presentazione, veramente estremamente... Grazie a voi che avete seguito. Estremamente bella proprio. Grazie, grazie Aurelio, grazie di tutto. Grazie a voi. Bene, dai, arrivederci quindi alla prossima edizione. Bisogna trovare un nuovo. Ciao a tutti. Nuovo, ok? Yeah. Arrivederci.